Ciao ragazzi, io sono Red, bentornati in questo nuovo video. Devo alzare un po' la videocamera perché mi si taglia il cappellino molto meglio. Di che cosa parliamo oggi? Qual è l'argomento principale di questo video? L'avete letto dal titolo. Visori notturni. Non tanto tutti i visori notturni, non tanto una discussione sui visori notturni, per quanto varieremo e parleremo anche di quello, ma in particolare sull'Aurora Pro, un visore notturno molto particolare prodotto dalla Psionics. Vabbè, una ditta americana comunque, che vi arriva non solo in questa fenomenale valigetta che sembra uscita da Men in Black, ma anche in questo formato veramente molto fico. C'è tanto da dire, tanto da spiegare, tanto di cui parlare, quindi sigla e poi partiamo. Vi avverto già che questo video sarà molto interessante ma molto specifico, quindi prendetevi una bibita, delle patatine, qualcosa da sgranocchiare e partiamo. Partiamo con definire che cos'è un visore notturno, in quanto c'è un pochino di incomprensione secondo me su quello che è effettivamente un visore notturno, e lo faccio soprattutto per evitare che nei commenti ci siano persone che mi vengono a dire ma dovresti usare quell'altrizio perché è il vero visore notturno altrizio. Agente speciale Tuffi, aeroporto! E visto che ce ne sono tanti di voi che hanno voglia di rompermi cojones, io ve lo traduco e vi spiego bene cosa vuol dire. I visori notturni sostanzialmente sono dei dispositivi analogici o digitali, che ci permettono di vedere in situazioni di low light o darkness, quindi quando c'è buio, quando l'occhio umano sostanzialmente non può raccogliere abbastanza luce al suo interno per vedere quello che gli sta intorno. Questi visori notturni ovviamente possono funzionare altrizio, quindi essere analogici come i visori notturni dei militari, che quindi hanno un funzionamento che non prevede l'utilizzo di batterie ma hanno degli elementi radioattivi all'interno, forse anche per questo che li danno solamente ai militari, o dei visori notturni digitali, ovvero che hanno una batteria all'interno, hanno un sistema con un frame e tutte delle robe complicate che non sto a spiegarvi, che vi permette sostanzialmente di andare a schiarire un'immagine che altrimenti voi col vostro occhio non riuscireste a vedere tramite l'utilizzo di sensori, luce artificiale, ISO, tante altre cose molto complicate. Un misconcetto, non si dice misconcetto, una cosa che mi sento dire spesso e che mi dicono spesso è ma voi che prendete la videocamera, la utilizzate alzando gli ISO, alzando i parametri, e dite che è un visore notturno, non capite niente perché il visore notturno non deve riprendere, cioè un visore notturno vi deve solamente permettere di vedere. Questa è una grandissima sciocchezza, in quanto i visori notturni non c'è scritto nessuna parte che non possano essere delle videocamere modificate. Adesso vi direte ma che ce ne frega a noi, vi spiegherò dove voglio andare a parlare a breve. Cioè i visori notturni possono riprendere, a volte devono riprendere, soprattutto quelli utilizzati dalla polizia, per esempio, che si stanno andando a sviluppare ultimamente e per cui la Psionics ha già un contratto, però vabbè. Quindi vanno anche a riprendere delle immagini, perché sostanzialmente un visore notturno digitale usa un sacco di quelle cose che usa una videocamera normale per andare a schiarire l'immagine. Vi faccio un esempio molto semplice: se io adesso vado a modificare l'ISO della videocamera, quello che va a succedere è che la luminosità, e quindi quello che riuscirete a vedere, se io abbasso l'ISO, diminuirà drasticamente, perché la videocamera darà più o meno luce all'immagine. Ve lo faccio vedere molto semplicemente così. Se io adesso infatti lo alzo, l'immagine si illumina. Se io invece lo abbasso, voi vedete molto molto peggio. Chiaro è che se ci fosse ancora più buio, ecco, in questo momento voi non vedete niente perché io ho alzato l'F della videocamera e quindi l'immagine è buia. Se io però vado a toccare l'ISO e lo vado ad aumentare, incredibile, l'immagine passa da essere buia a visibile. È la stessa cosa che fa un visore notturno, più o meno. Inoltre, differenza sostanziale che hanno i visori notturni è che riescono a catturare determinati tipi di luce, senza entrare sempre troppo nello specifico, che né l'occhio umano né una videocamera normale come questa riesce a catturare, come la luce IR. Bene, finito con questo pippone. Quindi tutta questa gigantesca preambolata è per parlare di un visore notturno, che in questo caso è l'Aurora Pro, che è sia un visore notturno che una videocamera, anche se abbiamo capito che un visore notturno può essere una videocamera. Tutti sulla stessa pagina? Siete ancora lì? Finite di bere il succo che passiamo alla prossima parte. Questo che ho in mano è il Psionics Aurora Pro, ovvero è un dispositivo che si può utilizzare in vari modi per vedere e registrare al buio, e non solo. Cioè possiamo andarla a utilizzare in varie situazioni, che secondo me è il suo più grande pregio e allo stesso tempo il suo più grande difetto, ma ve lo spiego dopo.
Prima di procedere vi faccio vedere anche la confezione, che è veramente spaziale. Impermeabile, antiurto, è fenomenale, sembra quelle dei militari, anzi in realtà è quella dei militari. E schiuma morbida dentro, addirittura abbiamo la schiuma morbida qui in alto e poi dopo qua abbiamo proprio la schiuma solida. Questa qua è proprio imbottita e ve la tiene protetta anche se vi cade da un palazzo. E all'interno trovate già offerta una schedina SD da 32 GB a ultra velocità, dovrebbe essere una 10 esattamente, quindi è perfetta. Vi faccio un esempio, ci potete registrare sopra dei video in 4K, quindi è veramente molto veloce e ottima. Torna lì dentro. Due batterie, so che me lo state chiedendo, ve lo dico adesso, ve lo ripeto dopo, la batteria di questo affare dura 2 ore, quindi ogni batteria vi dura 2 ore. Sono batterie molto comode perché sono facilmente trovabili, ne trovate già due in confezione, tra l'altro cambiarle è veramente semplice. Torna al tuo posto. Il cavetto ovviamente per caricare il tutto e per quelli di voi che lo utilizzeranno in quel modo lì, un laccetto per tenervela al collo, va bene, puoi levarti dal Kaiser Guglielmo. Come promesso parliamo un attimo di quello che ci potete fare con questa fare qui. Parte e può essere utilizzata molto semplicemente come una videocamera, cioè voi la prendete come quelle videocamerine dei tempi andati, ve la portate davanti agli occhi, senza gli occhiali nel mio caso, e andate a riprendere o vedere. Cioè avete una serie di settaggi che vi permettono di utilizzarla in varie condizioni. Quali sono questi settaggi e quando è che la possiamo utilizzare? È molto semplice, potete trovare proprio qui 3 impostazioni, day, quindi giorno, twilight, tramonto, e notte, e vegliana, poi tira fuoco, e notte, quindi completamente al buio. Una cosa molto fica è che questa videocamera può essere utilizzata di notte anche quando non c'è la luna, perché se c'è la luna abbiamo molta più luminosità, quindi anche in una notte senza luna, quella delle streghe, o era quella con la luna, quella delle streghe, non mi ricordo, potete utilizzare questa videocamera e vedere perfettamente. Piccola precisazione, se voi foste chiusi in una scatola completamente sigillata e non potesse entrare nessun tipo di luce, sia questo che un visore notturno altrizio o analogico in generale, non riuscirebbe a illuminare nulla, perché questi affari sono fatti in modo da poter andare a potenziare un segnale luminoso avendo una sensibilità del sensore o sfruttandone nel caso dell'analogico altre cose per illuminare una luce veramente fioca e quindi sfruttare quella e pomparla al massimo, quello che vi ho fatto vedere prima con la videocamera lì. Poi entrano in gioco, in situazioni ovviamente dove non c'è nessun tipo di luce, luci IR, quindi luci che illuminano senza illuminare, che vengono poi utilizzate da questi affari qui per essere pompate. Ma è una roba complicata e stiamo già uscendo dal tema, quindi torniamo a bomba. Questo affare qui quindi può filmare in 3 condizioni diverse, giorno normalmente, giustamente, tramonto alba e notte. Ovviamente dovete andare a selezionarlo grazie alla ghiera che vi ho fatto vedere prima. Avete anche la possibilità di tirare il fuoco manualmente, quindi come in una videocamera normale andate a aggiustare il fuoco man mano che state guardando, e una cosa figa è che avete un'ampiezza di visione di 44 gradi. Questo significa che quando lo andate a mettere davanti all'occhio, se coprite l'altro, quello che potrete vedere è 44 gradi. Come sapete, gli esseri umani vedono a un raggio di 180 gradi completo, qui ovviamente è ridotto perché guardiamo con un solo occhio. Se l'altro lo vogliamo tenere aperto, ovviamente vediamo in maniera diversa. È ottima come cosa perché vi permette di vedere abbastanza ampliato e potete usarlo come un cannocchiale da vicino, se così si può definire. Parlando di cannocchiali, monta un obiettivo da 16 mm. Questo è il momento in cui chiederò aiuto a Warp per farvi capire cosa vuol dire un obiettivo da 16 mm. Io adesso rimarrò fermo davanti a questa videocamera che ha un obiettivo montato sopra da 18 mm e andremo a sostituire l'obiettivo da 18 mm con uno da 35 per farvi capire quanto va a zoomare e cambiare la prospettiva a seconda dell'obiettivo che avete. Allora, adesso lo mettiamo a... così a 18 mm. E la distanza che ho dalla videocamera è più o meno quella che avete quando dovete parlare con vostra zia che ha l'alito cattivo. Se adesso andiamo a zoomare, per esempio, a 35 invece, questo è quello che vedreste. Quindi ovviamente il campo visivo si va a stringere molto. Quando si parla di obiettivi dai 18 mm in giù, quindi 18, 16, 10, obiettivi pancake da veramente 8 mm, si parla di obiettivi grandangolari, perché l'effetto che danno è questo effetto fisheye a occhio di pesce che va a includere un sacco di spazio. Grazie Warp. Abbiamo poi varie modalità in cui possiamo mettere questo visore, in quanto abbiamo sì la possibilità di fare video ma anche foto. Ci sono poi varie modalità in cui la potete mettere, come vi ho appena finito di dire. Abbiamo quella, ovviamente mi ci deve rimbalzare la luce sopra, e foto, video, quello lì che è un cerchietto che gira su se stesso va a eliminare il rinculo delle armi, perché potete montarlo sul vostro fucile volendo, quindi va a stabilizzare il rinculo che ha un'arma. Potete montarlo su un fucile anche replica, chiaro è che lì va a stabilizzare un rinculo di un fucile vero. La modalità video, quindi potete
potete andare a rivedere i video che avete fatto e poi le impostazioni barra il wifi. Nella parte superiore, oltre alla possibilità di andare a selezionare in che situazione lo vogliamo usare, troviamo un pratico D-pad per andare a muoverci e il tasto on off per far partire la ripresa. Qui dentro c'è uno schermo OLED, quindi è perfetto per la visione notturna, riuscite a vedere abbastanza bene. L'unico problema è che dovrete andare poi a regolarvelo bene come distanza dall'occhio se lo volete montare direttamente su un casco, perché avete un minimo di distanza e anche quando lo avete messo su un fucile, ma se lo volete usare semplicemente come ricognitore da tirar su e poi mettere via è veramente spaziale. Prima di andare avanti però e prima di dirvi qual è il grosso problema, che poi non è un gran problema che ho con questo affare, vi voglio dire un'altra cosa. Questo modello che vi sto recensendo e le ultime cose che vi dirò adesso sono esclusive per il modello Aurora Pro, che è il top di gamma per quanto riguarda la serie Aurora della Psionic. Ci sono poi altri due modelli, che sarebbero tre, ma io ne cito solamente due perché l'Aurora Sport neanche ve ne parlo, perché per me non ha veramente senso, che sono l'Aurora Black e l'Aurora Normale. L'Aurora Normale è l'entry level, che quindi non ha funzioni di GPS, non ha determinate altre funzioni di cui vi parlo a breve, che sono veramente croccanti, e poi c'è l'Aurora Black. Il Black sostanzialmente si va a posizionare tra l'Aurora Normale e il Pro, ovvero ha la possibilità di montarlo su armi vere e andare a compensare e resistere al rinculo di un 5.56, non mettetelo su un calibro 50, questo è il consiglio che vi diamo. Parlando quindi delle due feature speciali che ha quest'affare, è presto detto ragazzi, quando lo andate a utilizzare, se anche i vostri compagni di squadra, questa è la feature che per me è veramente fenomenale, hanno questo Aurora, hanno il loro Aurora montato sopra, quando andate a inquadrarli con il vostro vi vengono segnati come alleati, un po' quello che accade in Call of Duty quando andate a puntare nella modalità campagna un vostro alleato e vi appare il nome verde sopra, quindi avete sempre la possibilità di tenere sotto controllo chi avete intorno. È una cosa veramente molto fica ragazzi, perché è veramente quella soglia invalicabile tra giocare a soft air e giocare ai videogiochi, cioè è una roba che per me è fenomenale. Ha poi ovviamente un sistema di GPS, quindi lo potete usare come un piccolo computerino di navigazione, la possibilità di impostare dei punti da cui arrivare su una mappa, quindi vedere in tempo reale quello che avete intorno, è veramente una gran figata. Qual è però il problemino che la gente tira fuori su questo affare? Molti dicono questo visore notturno sì è figo e tutto il resto, ma mi butta fuori un video in 720p. Cosa vuol dire 720p? Ve lo faccio vedere qui di fianco, vi apparirà un'immagine a 720p rispetto a un'immagine in 1080, ovvero la qualità del video che questo affare registra è molto bassa, soprattutto nel 2021, cioè il Full HD è sostanzialmente il minimo indispensabile per girare dei video nel 2021 a mio parere, quindi il fatto che la videocamera giri in un formato così basso, così low quality se così vogliamo dire, è un pochino un deal breaker per me, cioè qualcosa che ti fa dire insomma. C'è da dire però una cosa: se avete mai provato a vedere delle riprese fatte da visori notturni o con videocamera apposta, noterete che l'immagine è molto sporca. Questo perché? Perché la videocamera deve andare a utilizzare dei sistemi per aumentare una luce che il nostro occhio non vede, quindi sporca l'immagine. Quando voi andate a paragonare quindi una ripresa da visore notturno in 1080 con una ripresa di questa videocamera in 720p, la differenza per me perlomeno, che ci lavoro con queste cose, è pressoché innotabile. Cioè io che ci lavoro lo noto, ma una persona normale non è che sta lì a dire non è chiaro, è già catturata dal fatto che state riprendendo in notturna in una zona dove non dovreste poter vedere, è quello il vantaggio sostanziale. Tagliando corto, cioè se dovessi girare i miei video di YouTube con quello vi direi no, non va bene, non è una videocamera per video professionali, ma per riprendere partite, game in notturna è assolutamente perfetta ed è stata anche pensata per quello, perché sì, potete riprendere di giorno, ma non è, c'è una feature in più che non gli costava niente metterci dentro. Il punto di questo affare è riprese in notturna. Ve l'ho detto prima, ve lo ripeto adesso, potete streamare, potete fare una stream su Twitch per dire mentre giocate in tempo reale. Questa è una cosa veramente molto figa e vabbè, avete già capito, quindi lasciate like gentilmente. Chiaro è che lasciando perdere il lato social della cosa, potete anche posizionare la videocamera in un determinato punto e col telefono vedere cosa riprende la videocamera, quindi volendo tenere sotto controllo determinati punti della mappa, che sia notte o meno, grazie a questa cosa. La ripresa massima arriva a 30 minuti, quindi potete filmare per 30 minuti ininterrotti, poi la ripresa si ferma, quindi ci sono vari modi poi per farla partire in remoto e aggirare, diciamo, questo problema, tra virgolette. Bene, adesso passiamo al War Rage e subito dopo ve la faccio vedere, vi faccio vedere come performa in situazioni di buio atroce. Visore notturno digitale. Sì, War Rage sarebbe stato più contro agli analogici, perché io sono un grande fan della tecnologia applicata agli ambiti civili, ma soprattutto militari. E anche sessuali.
Avere un computer, letteralmente un computer sul vostro fucile è una cosa spettacolare. Cioè, quando ho scoperto che questo prodotto, se acquistato da qualche persona dentro a un team, è capace di targettare una persona come amica e spingervi, darvi le indicazioni per una navigazione in pattuglia, mi si è aperto un mondo, cioè è qualcosa di fenomenale. Nonostante ciò è un Rage, quindi bisogna criticarlo. Devo un po' impegnarmi. In cosa lo posso criticare? Lo posso criticare nel non fornire in confezione un adattatore per proteggere la lente. Va acquistato a parte, cioè non è un prodotto pensato per il soft air, perché in realtà il Black e il Pro, che sono questo e l'altro prodotto che abbiamo in negozio, sono pensati per il law enforcement e l'ambito militare, perciò il loro concetto è non ci arriva un pallino sopra. Ma visto che la confezione è così ricca, potevano fare questo regalo. Il materiale sì, è ABS rinforzato con fibra di vetro, è molto resistente anche perché è antiurto, però secondo me dà quel sensazione in mano un po' di economico, e non lo è, ne ho avuto anche di economici, in realtà la differenza si sente, e in metallo effettivamente peserebbe troppo da tenere su un'arma, quindi forse va bene così. Red da scopatore di videocamere ve l'ha criticato per la qualità, io vi dico in HD è più che sufficiente secondo me all'utilizzo che deve avere, cioè come ingranditore, cioè usarlo come magnifier davanti al dot oppure semplicemente per una visione notturna. Ovvio è che non ci potete girare, eccolo che arriva. Ah, HD è 720p, io ho usato il termine 1080 e 720p, full HD 1080p, questo video, quindi HD normale che ha usato il buon War vuol dire quello. Questo è HD. E comunque non si può con le videocamere. Non si può con le videocamere. No, anche perché l'obiettivo è chiuso. La batteria poteva durare un filo di più, va bene comunque. In realtà, per quel che costa, è un prodotto fenomenale. Ci stiamo cercando, mi sto cercando di sforzare per trovare dei difetti, quando in realtà è un prodotto che costa davvero pochissimo per il target a cui dovrebbe puntare. Quindi, lega, il visore notturno non ha difetti, cioè nel senso. Diglielo. L'unica cosa, avrei preferito avere un illuminatore. Molti visori notturni escono già con l'illuminatore aggiuntivo, lui l'illuminatore aggiuntivo non ce l'ha, quindi se vi chiudete in una stanza buia senza finestre, senza porte, la domanda è come ci siete entrati. Fatto sta che non vedrete una paghessa perché comunque l'illuminatore non ce l'ha, va acquistato a parte, può essere un unpack, può essere una torcia IR, ma comunque qualcosa bisogna prendere. Il Pro nonostante ciò se la cava da dio anche senza luce o comunque con pochissima luce, a detta di Psyonix bastano anche solo le stelle. Il Black già ha bisogno di qualche aiutino in condizioni davvero sfavorevoli. Detto questo è tutto, io vi lascio alla prova, al test sul campo di questo visore. Ok, stiamo riprendendo con entrambi, vedete attualmente in diretta la stessa cosa da entrambe le telecamere, quella settata come occhio umano col palazzo abbandonato e quella invece che no, è proprio il visore notturno. Adesso siamo nel negozio in modalità natalizia e vedete che non si vede quasi niente, ma lui riesce tranquillamente a creare delle luci anche se è tutto quanto spento. Faccio fare un giro, vi faccio beccare il Ghost in modalità natalizia e l'albero di Natale. Bene, siamo arrivati alle conclusioni finali. Cosa penso di questo visore notturno? È un buon acquisto? Se ve l'abbiamo portato probabilmente sì, però vi spiego perché ritengo sia un buon acquisto. Prima di tutto, era da un po' che stavamo cercando un visore notturno, cioè era da un po' che, come chiunque abbia giocato a soft air e abbia fatto qualche partita notturna, si pone la domanda, si pone la questione, voglio un visore notturno? Dove lo trovo un visore notturno? Vediamo se sono accessibili. E nella maggior parte dei casi i visori notturni non sono accessibili, a meno che non andiate a comprare sui Wish, su Etsy, su AliExpress, quei visori che vi costano X centinaia di euro che poi vi arrivano e sono delle pedre, perché ve lo posso assicurare, c'è della gente che è venuta in negozio dicendo io ho comprato questo, riusciamo a metterlo a posto, ed era una ciofeca. Quindi a meno che non prendiate questo genere di visori, questo è il primo visore notturno a nostro parere accessibile, quindi un visore notturno che costa relativamente poco e su cui si può mettere le mani senza dover comprarne uno vero. Penso che il punto principale però sia che questo è un visore per il pubblico, è un visore per
perfetto se giocate a soft air, un visore perfetto se andate a caccia, non è un visore militare. Poi la polizia in realtà in America ha un contratto, la polizia americana ha un contratto con la Psyonix, quindi in realtà lo usa lo stesso, però vabbè, non sto qua a ripetere tutte le features che ha questo affare. Trovo che sia quindi perfetto se giocate a soft air. Chiaro è che è un investimento, è una spesa, è qualcosa che dovete scegliere di fare, però secondo noi ad oggi questo è il miglior visore notturno che potete trovare in commercio se fate soft air, caccia o tiro al poligono. Larghiamo l'inquadratura. Bene, direi che vi ho detto tutto quello che volevo dirvi sull'Aurora Pro. Trovate in descrizione il link sia dell'Aurora Pro che della versione un pochino più economica. Trovate tutte le descrizioni con i parametri, se volete andarvi a spippolare un po' di più in particolare questo affare, c'è la possibilità di farlo. Vi ricordo che siamo al Monopoly Software Shop di Reggio Emilia, il negozio che mi sponsorizza e che mi permette di fare questi incredibili video. In descrizione trovate anche, tra l'altro, i link di Instagram sia miei che del negozio. Venite a trovarci anche su Instagram perché ci sono un sacco di contenuti interessanti e avete dei vantaggi, ve la metto giù in questi termini. Vi ringrazio nuovamente, qui da Red è tutto, buon weekend e stay angry!